Questi siete tu e Ubi? Sì. Che cosa facevate? Era il mio compleanno, che tra l'altro poi è stato il giorno in cui mi ha regalato questo. L'orologio, Sì. Dolce & Gabbana. Sì. Un regalo costoso. Abbastanza, sì. Però questo non è mai stato un problema per lei, il fattore dei soldi non gli mancavano, diciamo. La prima volta che l'ho conosciuta è venuta a chiederci un lavoro e la seconda volta che l'ho vista aveva 7.000 euro in tasca, in contanti, in banconote da 500 euro. Il 17 febbraio, quindi pochi giorni dopo il festino, la festa a casa La di festa. Berlusconi, di cui lei ha raccontato subito dopo San Sì, Valentino. mi ha sempre raccontato di andare, che fosse andata in più occasioni da quello che diceva a me a casa di Berlusconi. Ovviamente mi ha sempre raccontato di non aver mai avuto rapporti sessuali con lui. Si lamentava di questa cosa, del fatto che il presidente non la toccasse appunto perché lei era minorenne, Minorenne, diciassettenne. quindi diciamo che il presidente sapeva che lei era Sì, lo minorenne. sapeva, questo sono sicuro che lo sapeva. Lei diceva che appunto andava lì, essendo lei danzatrice del ventre, andava lì e ballava. 5 giugno lei che era ospite dalla ragazza brasiliana da quando è uscita dalla Sì, questura a fine ok. maggio, litiga con la ragazza. Si danno appunto delle puttane a vicenda e quindi scatta la lite in questa maniera qui. E poi arriva la polizia. Poi arriva la polizia, le viene portata in questura e mi viene poi semplicemente detto che lei è poi stata tirata fuori appunto da Delle Mora e da Berlusconi, che l'hanno aiutata appunto in questa cosa. Nel momento in cui lei era in questura è stata aiutata da loro comunque. Ma sei sicuro che stiamo parlando della seconda volta, cioè che anche a giugno... Anche a giugno è stata comunque aiutata. Delle Mora si era messo tra virgolette di mezzo per chiedere l'affidamento, essendo le minorenne. E quindi il discorso delle more è poi uscito fuori dopo, perché lei mi diceva appunto che abitava a casa sua, nell'alloggio sottostante o sovrastante, non mi ricordo bene Dalla figlia di adesso, Lele Mora, dalla Diana. figlia, sì. E Che cosa ti raccontava? Come ha conosciuto il presidente? mi parla comunque sempre di Berlusconi come una persona che l'ha sempre aiutata. Gli ha dato una casa, da quello che mi aveva detto lei, in un periodo. E gli dava Cioè, anche soldi. sì, questo sì, sicuramente sì. Non erano soldi spiccioli, cioè 5.000, 7.000 euro che aveva sempre nel portafoglio non sono pochi. E tutti questi soldi erano solo regali del presidente? Non credo che fossero solo regali del presidente, cioè comunque fa la escort, comunque accompagna delle persone, comunque in più occasioni l'ho vista accompagnare delle persone comunque con i soldi. Uomini giovani o uomini anche di una certa età? Uomini anche di una certa età, appunto l'ultimo col Bentley avrà avuto anche lui 65-70 anni e in quell'occasione era con altre due amiche. E lì dici faceva la Sì, escort. assolutamente sì, senza nessun tipo di dubbio.